Fermare l'emorragia di umanità con una maglietta rossa. A lanciare il messaggio, con un chiaro riferimento all'emergenza migranti, il presidente di Libera e fondatore del gruppo Avele, Don Luigi Ciotti. Le migliaia di magliette rosse, un simbolo per non dimenticare. La maglietta rossa, ce l'hanno raccontato le mamme, da far indossare i loro bambini nella traversata alla ricerca della terra promessa, della libertà, della dignità. Ma molti di questi bambini li abbiamo trovati con la maglietta rossa morti sulle nostre coste, sulle spiagge. E allora, di fronte agli ultimi naufragi, di fronte ad altri bambini trovati morti, affogati, c'è stata un'insurrezione di magliette rosse per dire mettiamoci nei loro panni, mettiamoci nei panni di quelli che fanno più fatica. Diventa una responsabilità di non dimenticare e soprattutto diventa un modo di impegnarci di più tutti, perché il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo, tutti desideriamo un cambiamento, ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. E quindi sono dei gesti, dei piccoli gesti, ma anche i segni sono importanti. La maglietta rossa è uno di quei gesti, uno di quei simboli, ma non basta, perché l'impegno deve essere 365 giorni all'anno, come la memoria di quello che succede attorno a noi. Non può essere un evento, una circostanza, un momento. Ma la memoria viva è fatta di responsabilità e impegno tutti i giorni. Dichiarazioni queste che abbiamo raccolto a Vialfrei, in provincia di Torino, in occasione dell'incontro che Don Ciotti ha voluto con 5.000 scout arrivati da tutto il mondo. Un boss mi ha detto: guardi, io ho chiesto di parlare con lei, non voglio nulla per me. Io ho tre bambini piccoli. Devo pagare quello che ho fatto. Mi sono macchiato di crimini orrendi. Sono condannato a più ergastoli. Le chiedo per i miei bambini se può fare qualche cosa perché non restino in quel circuito lì. Perché non devono crescere in un certo contesto. E quindi c'è un altro livello in cui tu puoi dare una mano a delle persone. Beh, il mondo degli scout lo conosco, oserei dire, da una vita. Credo che sia un mondo fondamentale, perché la dimensione dell'educare, l'incontro con la natura, conoscere per diventare persone più attenti, più responsabili, consapevolezza e conoscenza che si saldano fortemente insieme. Vedere questi ragazzi che da ogni parte d'Italia si incontrano, credo che sia una delle cose più belle che ci possa essere, che deve essere sottolineata con forza. Mi fa piacere dire che la CINGE fa parte del percorso di Libera. Libera è un coordinamento di 1.600 associazioni nazionali che si sono messe insieme, ognuno continuando i propri riferimenti, le proprie storie, le proprie radici, i propri percorsi. Ma c'è un obiettivo che ci lega a tutte queste realtà così diverse tra di loro, e l'impegno proprio per costruire dei percorsi per dare libertà e dignità alle persone, l'impegno per i diritti, per la giustizia, il contrasto fatto nell'educazione e nella cultura, nell'impegno concreto, nella memoria, nel contrasto alla criminalità, alle mafie, alla corruzione, alle varie forme di illegalità. C'è chi cerca di mettere i bastoni fra le ruote. C'è chi usa un'arma della calunnia, della diffamazione, perché è un'arma oggi che la vedi, per demolire quei percorsi, è un prezzo che si deve pagare. Uno ne farebbe a meno, ma lo metti sul conto. E a volte ti chiedi il senso di tante cose. Numerosi gli interventi fatti, nessuno grave, ma numerosi gli interventi fatti sia con i ragazzi e sia con chi opera come logistica. Abbiamo avuto circa un 400 interventi, ripeto, mai nulla di grave, parliamo dal taglietto a un po' di febbre, al colpo di calore, ma che si risolve subito, immediatamente, anche perché
sia all'interno della struttura opera un magnifico staff medico composto da volontari del CENGEI, quindi scout anche loro, dove fino adesso appunto hanno affrontato le varie emergenze in maniera veloce e senza grossi problemi. Importantissima anche l'attività svolta dai gruppi giovani proprio nei campi sotto con i ragazzi, dove vengono spiegate le buone pratiche sia della protezione civile che del primo soccorso, e quindi anche un lavoro, diciamo, di tipo formativo e informativo nei confronti dei volontari del CENGEI. Abbiamo portato avanti questo gruppo giovani con un sacco di attività ed è questa è la seconda volta nel quale il gruppo giovani riusciamo a inserirlo in un programma un pochettino più ampio, come può essere partecipare a un campo che viene organizzato da ANPAS. Viene inserito nelle attività organizzate al campo scout di Vialfrè. I ragazzi, dopo l'esperienza dell'anno scorso di Roma, sono stati molto entusiasti quando c'è stata la proposta per partecipare a questo campo, proprio perché sono esperienze diverse alle quali non partecipano quotidianamente, che comunque permette loro di fare esperienze nuove ma anche di fare gruppo tra di loro. Non possiamo neanche vivere la realtà scout, però comunque i ragazzi in più occasioni ci hanno raccontato cosa si fa, come sono organizzati, cosa vuol dire doversi cucinare un piatto di pasta in un fuoco comunque acceso in un bidone, quindi è un'esperienza più che positiva che è assolutamente consigliata.